Coach, allora, una sconfitta, ma questa biella sta piano piano mettendo comunque nel suo gioco, nell'energia, qualcosa in più a ogni partita. Purtroppo la casella in classifica segna ancora zero. Cosa sta mancando in questo momento per cominciare a mettere qualche punto in classifica? Ma sai, dire cosa sta mancando è mancare di rispetto a questi ragazzi, che come hai detto tu stanno facendo un lavoro pazzesco, perché per arrivare a giocare 32-33 minuti alla pari con una squadra con tale rotazione, tale fisicità, tale esperienza, devi fare una fatica e la paghi alla fine in termini di lucidità. Se poi ci metti che l'esperienza non si compra a chili e per imparare devi giocare queste partite e perderle. E loro alla fine hanno messo in campo giocatori che le hanno già giocate. Noi ne avevamo tre che non le avevano mai giocate. Cosa ci manca? Ci manca un pizzico di malizia in più alla fine, ma non alla fine del quarto periodo dove siamo crollati per stanchezza. Alla fine del terzo periodo dove abbiamo avuto quattro possessi per andare sul più 10. E li rivedremo sicuramente, ma io non posso che essere orgoglioso. Sono orgoglioso perché si vede quanto lavoro stanno facendo e giochiamo in un campionato contro delle corazzate dove ci sono otto squadre almeno di un altro campionato rispetto al nostro. Purtroppo noi non eravamo pronti, anche per infortuni e per problematiche, quando abbiamo giocato delle partite con quelle della nostra fascia. Adesso stiamo evidentemente crescendo. Sono contento che la gente cominci a affezionarsi a questi ragazzi e a capire lo sforzo che fanno. Sputano l'anima e sputano il sangue. Non vedo l'ora per loro, non per me. Io sono grande, ho già dato che abbiano una soddisfazione. Perché credo che anche quello potrebbe aiutare molto a livello mentale a sbloccarli un attimino. Sono convinto che per 30 minuti, forse 32, abbiamo giocato una pallacanestro fantastica, frutto del lavoro e dei miglioramenti che stanno facendo tutti. Ora dobbiamo recuperare perché noi per giocare con queste squadre dobbiamo fare tre partite in una. Questa è la realtà. Loro invece ruotando, 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 alla fine trovano la quadra, come è successo anche oggi. Quindi alla fine ci sarà anche un po' di fortuna dalla parte nostra. Loro hanno avuto dalla loro parte, diciamo, il fatto di avere una squadra comunque lunga, di permettersi di tenere gli americani fuori praticamente per tre quarti, perché poi nell'ultimo, logicamente, un americano che deve farti la differenza l'ha fatta nell'ultimo quarto. E Biella, probabilmente, come diceva lei, alla fine del terzo, forse quando si era più 6, dove si poteva andare ancora a allungare e spaccare forse la partita, è mancata invece, come diceva lei, un po' di malizia in quel momento lì. Mancata la malizia e anche lì c'era già stanchezza, perché pressarli, aggredirli, andare, fare è marcata un po' di malizia, ma anche la stanchezza. Poi sai, quando si è così giovani subentra anche un po' la paura di vincere, no? Che è normale. Ma ti ribadisco, è tutto un processo di crescita per questi ragazzi, perché negli anni scorsi erano gli altri in campo alla fine. Tu hai detto la cosa giusta, loro hanno avuto un Langston che abbiamo messo subito in difficoltà e si sono permessi di tenerli tre quarti seduto, alla fine ti ha rotto la partita. Un Rodriguez la stessa cosa, un Miaschi la stessa cosa. Perché? Perché le loro rotazioni sono così. Le nostre sono diverse. Sono diverse e nonostante ciò io vedo e sono orgoglioso di quello che questi ragazzi stanno facendo. Inizialmente no, adesso vedo che anche la gente comincia a capire che tipo di squadra e che tipo di progetto è questo. E questo mi fa piacere per i ragazzi, io ti ribadisco, non ne ho bisogno, torno domani a fare i giovani, non ho bisogno. Sono qui perché voglio allenare loro. Non è che mi interessa della reputazione o che se perdo le partite si pensa di me qualcosa di diverso. Io ho già dato, il futuro è loro e quindi sono contento che la gente cominci a capirlo. Prima o dopo le soddisfazioni arriveranno, ne sono convinto, per tutti. Se lo meritano anche loro. Sicuramente, grazie.